Aria di regionali in Abruzzo. I partiti si mobilitano e si riorganizzano in vista del voto ormai alle porte. Sara Marcozzi sarà la candidata governatrice per il Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra ci sono prove di sondaggi per la presidenza su Paolo Gatti e Umberto Di Primio di Forza Italia, anche se a spuntarla potrebbe essere la Lega con Giuseppe Bellachioma. Nel Partito Democratico, invece, prima ancora di annunciare il candidato governatore, si tenta di ricostruire il consenso dopo le dimissioni del segretario regionale Marco Rapino, che lascia il PD nelle mani dell'attuale presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Un incarico delicato quello di Di Sabatino, che intende rifondare il partito in Abruzzo seguendo alcune regole precise che spiega in una nota. Dopo aver considerato le questioni sul tappeto e dopo una veloce consultazione con i segretari provinciali, scrive il neo segretario regionale del PD, ho deciso di sospendere l'insediamento di nuovi organismi. Sono assolutamente consapevole che troppo spesso sono saltati importanti passaggi di riflessione e condivisione. E prima di qualsiasi decisione rispetto all'assetto del partito, penso che bisogna prendersi del tempo per recuperarli. Ritengo, continua Di Sabatino, che bisogna riunire i coordinamenti provinciali e parteciperò ad ognuno di essi per ascoltare e capire cosa sta succedendo nei territori. Solo successivamente farò convocare la direzione regionale e se sarà necessario lo decideremo insieme l'assemblea. Al termine di questo percorso saranno individuati nuovi organismi di cui non farà parte per ovvie ragioni di opportunità chi è candidato alle regionali. Dovremo parlare e capirci senza flagellarci, conclude nella sua nota il nuovo segretario regionale del PD. Dovremo smontare gli steccati che ci hanno rinchiuso nelle gabbie di conventicole e correnti. Qui ora, in questo momento della storia, non hanno più senso. Intanto, per il centro-sinistra, il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo in pectore dovrebbe essere Giovanni Legnini, che ha annunciato però che deciderà o meno di accettare soltanto a fine mese.